Terapia precoce già nei primi mesi di vita, applicata a casa anche dai familiari, se appositamente formati. Sono questi gli aspetti che caratterizzano il metodo applicato dal dottore Mario Castagnini, autore di uno studio per la cura e la diagnosi dei disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del neonato e del bambino. Il neurologo e riabilitatore, che vanta mezzo secolo di attività, è stato voluto in città dai vertici del centro AIAS di Borgo Manfria, dove, da una settimana, tiene un corso per formare il personale del centro incaricato all'attività di cura e riabilitazione di neonati e bambini. Alle sedute teorico-pratiche hanno partecipato anche i familiari dei piccoli bisognosi di particolari attenzioni. Proprio i bambini sono stati involontari attori degli incontri tenuti dallo studioso, capace di mostrare tecniche ed effetti della sua cura. Il nostro metodo di diagnosi e cura precoce si fonda su dei principi molto semplici che può ridurre come minimo del 50% la patologia della popolazione e nel 50% che rimane ridurla come minimo del 50%. Sono cifre spaventose. Solo ad iniziare precocissimamente su determinati principi oggettivi, quindi non sono fantasie, non è che tratto tutti a casaccio, sono principi oggettivi che ci permettono di sospettare che il futuro sviluppo del bambino sia in difficoltà o patologico, iniziando con un lavoro di facilitazione allo sviluppo, abbiamo dei risultati enormi. L'iniziativa rientra in un più ampio percorso formativo voluto da Anna Maria Longo, presidente del locale centro AIAS, che mira ad aggiornare e formare terapisti coordinati da Giuseppe Timpanaro. Allora, in questi 7 giorni con il professore Mario Castagnini, di neurologo riabilitatore, l'AIAS ha permesso a tutti i propri operatori di acculturarsi e crescere nella diagnosi e cura dei neonati, specialmente dei neonati che vanno da 0 a 12 mesi. Intervenire precocemente significa ridurre la disabilità nel territorio. A marzo il professore Castagnini tornerà in città, ma in quell'occasione si occuperà dei disturbi sull'autismo. Altro annoso problema che vede impegnato anche il management dell'ASP di Caltanissetta, con l'avvio di un centro diurno nei locali comunali di Viascoli e in quelli del distretto sanitario di Via Madonna del Siamo Rosario. stati chiamati qui a fare un corso sull'autismo, breve, 2 giorni. Abbiamo un metodo particolare, semplice e elementare, come quanto abbiamo detto per quanto riguarda lo sviluppo neuropsicomotorio, che può ridurre decisamente la patologia nel numero o nella gravità.